un'intersuola relativamente dura rispetto ad altre, ma poi messa al piede è super comoda e senti subito che è una scarpa che vuole andare forte. Cosa rende una scarpa magica? Chiederete voi, di certo non il nome dell'azienda che la produce e nemmeno il marchio che questa azienda rappresenta. Ho aspettato quasi mezzo secolo per completare questa recensione della scarpa che ho ricevuto intorno al mese di giugno, perché magic become art when it has nothing to hide. E questa scarpa di ASICS, le Magic Speed, sono davvero fatate. Ma per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa a 2, 230 grammi nella versione US 9 maschile, drop 5, 29 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede. Ci sono in effetti 5 caratteristiche che rendono questa scarpa davvero speciale. In primo luogo la struttura convessa chiamata da ASICS Guide Sole, struttura che è stata introdotta nel 2019 e che permette ai podisti amatori di correre in maniera ancora più efficiente e a quelli un po' meno efficienti di migliorare la propria biomeccanica di corsa. Inoltre la schiuma Fly Foam Blast, sì, quella delle Nova Blast, di cui la seconda versione ho avuto la fortuna di testare durante l'evento ASICS Move Milano, che c'è stato nel weekend scorso, e evento che mi ha permesso di conoscere, incontrare tantissime persone e di amare ancora di più il marchio ASICS. Questa è comunque una schiuma molto reattiva, lascio però la parola al prodepodista che, compito suo, quello di raccontarvi il comportamento in corsa di questa schiuma. In terzo luogo non bisogna trascurare la suola ARA, una suola davvero molto durevole che permette di mediare il comportamento della schiuma e in effetti anche di durare a lungo e di correre, lo vedete qui dalla mia scarpa, non soltanto in pista ma anche e soprattutto su strade normali e pure nei terreni non necessariamente asfaltati. Sappiate comunque che la corsa è davvero molto stabile grazie anche al fatto che è stata introdotta una piastra in carbonio in maniera asimmetrica solamente nella parte anteriore, piastra che consente una maggiore propulsione in avanti e al tempo stesso una stabilità unica e rara per una scarpa di questo tipo. Infine la tomaia è molto sottile e pur essendo davvero ben strutturata nella parte posteriore del tallone, cosa che consente un bloccaggio del piede perfetto e ovviamente di correre velocemente senza dover necessariamente aver paura che la scarpa si slacci durante la corsa. Per alcuni, soprattutto i triatleti, sono stato contattato, c'è una parte piuttosto rigida nella conchiglia, cosa che potrebbe crearvi eventuali abrasioni, ma io non le ho rilevate. Ad ogni modo, sappiate che questo è un feedback che mi è stato dato da diversi podisti. E qui comunque torniamo alla citazione iniziale, la magia diventa arte quando non c'è nulla da nascondere e questa ASICS Metaspeed, secondo me, secondo noi, è una delle migliori scarpe, se non addirittura la migliore, per correre gli allenamenti. Scarpa che ha tra l'altro pure un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi metto qua sotto qualche link nel caso in cui voleste acquistarla. Tra l'altro mi è stato detto che sarebbe davvero magico se potessi nel futuro testare pure le Metaspeed, scarpe che sono state fatte in due versioni Edge e Sky, scarpe che consentono ai podisti amatori Cadence o Stride di correre in maniera efficiente e scarpe customizzate sul vostro modo di correre. Ma questa è tutta un'altra storia, in effetti sarebbe davvero magico se vi iscriveste al canale perché nelle prossime settimane faremo ulteriori recensioni di scarpe e tecnologie, stiamo cercando di raggiungere 10.000 iscritti, ad ogni modo lascio la parola al prodepodista che ci racconta in dettaglio tutte le caratteristiche di questa scarpa, voi nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima, io vado a bermi un coffee. Ciao Andrea, spero che tu non stia facendo delle ripetute sui 400. Comunque oggi la dobbiamo recensire, è passato veramente tantissimo tempo. Le Magic Speed di ASICS, cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, intanto riguardo alle ripetute sui 400, dico sempre di non farle mai, la gente mi viene a chiedere, ma posso fare le ripetute sui 400? È un disastro completamente. Allora, Magic Speed le abbiamo provate, forse cos'era, giugno, maggio, non mi ricordo. Passato davvero un casino di tempo, una scarpa super figa perché è davvero bellissima, colori bellissimi.
mi ricordo che mi aveva fregato con la Metaspeed, perché quando l'abbiamo provata era una scarpa super reattiva e super veloce, e ho detto che okay, questa qua è la scarpa da gara di Asics, invece no, era la scarpa diciamo da medio. Tra l'altro sappiamo che in alcuni momenti sei molto distratto, quindi ti lancio l'altra scarpa per fare in modo che tu sia un po' più concentrato. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora, queste qua sono le scarpe adatte a chi amava le Zoomfly 3 e adesso non sa più con cosa sostituirle intanto, quindi cioè loro proprio diretti a comprarsele, me le ricordano tantissimo, ma sono un pochino più comode. Sono scarpe comunque per atleti relativamente leggeri e relativamente veloci. Danno il meglio di sé sotto i 4 al chilometro, ma secondo me già a 4,30, per dire, se qualcuno vuole fare dei medi o delle ripetute a quei ritmi lì, secondo me già incominciano ad essere delle buone scarpe. E per quali distanze le utilizzeresti? Allora, diciamo che le utilizzerei anche fino alla maratona se non voglio comprare le scarpe top di gamma, quindi la Metaspeed o che ne so, le Next o altre scarpe di altri marchi. Guarda, davvero mi hanno lasciato super, super impressive, si può dire, per la comodità della scarpa, perché comunque ha un'intersuola relativamente dura rispetto ad altre. Ma poi messa al piede è super comoda e senti subito che è una scarpa che vuole andare forte. Sono state molto particolari, di primo acchito mi sono piaciute tanto. Ahimè, te le sei prese del tuo numero. Non è vero, in realtà sono del tuo numero, ma dal tuo punto di vista cosa allora ne pensi? Non me le date, mannaggia, potrei tenermele io queste. Ma tu con tutte le scarpe che hai, comunque Andrea, cosa ne pensi della tomaia di questa scarpa? Guarda, ti dico, tomaia comodissima, non vedo dei grossi difetti, anzi non ne vedo proprio. Sembra un misto tra un Flyknit e una tomaia classica, poi molto tamarra, quindi è molto leggera, non so come dirti, è leggera, avvolge bene il piede, davvero non riesco a trovare dei difetti. Invece per quello che riguarda l'intersuola e soprattutto la velocità di questa scarpa, cosa ne dici? Ma guarda, sono molto veloci, ti ripeto, non essendo il top di gamma inteso come scarpa da gara, la Elite, quindi il gradino sotto, secondo me sono delle super scarpe. Se non lo dicessi in giro, tanti le utilizzerebbero per fare le gare. Questa intersuola, te l'ho detto, è interessante perché è comoda, reattiva e morbida, ma sembra comunque tra virgolette dura, perché quando la metti al piede la senti che ti fa sentire il terreno, non so come spiegarti, è davvero da provare. E in effetti è una, forse l'unica che mi dà quella sensazione lì, quindi di comodità, ma comunque quella tra virgolette scomodità che ti fa sentire il terreno per terra, che è quella che si andava a ricercare con le scarpe basse prima. Quindi è davvero una scarpa particolare, per quello che mi ricorda la Zoomfly 3 o la Zoomfly 2, che sono delle scarpe che erano un po' dure, ma comunque che erano poi comode nel proseguo dell'allenamento. Invece a livello di battistrada l'abbiamo usata in diverse condizioni, io anche a Livigno, non so se te ne sei accorto. Non mi ricordo, ma guarda, il battistrada mi sembra... No, perché Andrea, avevo fatto anche un reel. Sai com'è, se li guardi i reel, magari ti metto anche il mi piace, però non è che me li ricordo proprio così, me li segni la notte. Battistrada... normalissimo, diciamo che fa il suo dovere, e quindi diciamo che non ha pecche. Dal tuo punto di vista, Andrea, quali sono i principali pregi e i difetti, se ne hai riscontrati, di questa scarpa? Per essere una scarpa che posso utilizzare in gara, ma che è pensata per gli allenamenti veloci, direi che è super. Davvero mi aveva lasciato impressionato all'inizio, ripeto, le avevo sconfuse con la scarpa, la Metaspeed, che era la scarpa top di gamma. Ti dico, tomaia mi piace tanto, la linguetta è di quelle che a me piacevano, a qualcuno è andato un po' di fastidio, per dire, sulla Pegasus 37. Per il resto davvero morbida, e anche l'intersuola mi è piaciuta tanto, perché non è scomoda come quella, a me quella di Adidas non mi era piaciuta perché era troppo dura, questa invece è un gradino sotto che me la rende comunque comoda, ma molto reattiva e solidale col terreno. Davvero una roba un po' particolare che bisognerebbe provare per capire cosa intendo. Tra l'altro ha la stessa intersuola delle Nova Blast e delle Nova Blast 2. La domanda finale che ti pongo: quando testeremo queste Nova Blast 2? Ho fatto
una prima impressione con Yuri a Livigno, cosa ne dici? Ti dico che sarà anche la stessa intersuola, ma mi sembra un pochino più dura, non so come dirti. A meno che sia, io non ho le nuova Blast 2, non l'ho ancora presa in mano, però mi sembrano un attimino più dura, non so dirti. Poi al piede ti ripeto stracomode, però in effetti se devo pensare alla nuova Blast 1 era molto più morbida l'intersuola rispetto a questa. Ma ottima osservazione che condivido, quindi nei prossimi giorni se arriveranno sufficienti cofi testeremo anche le nuova Blast 2. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong. Ciao, alla prossima.